Belli siete ragazzi, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, buon venerdì 24 febbraio a tutti quanti e ben ritrovati in questo nuovo video qua dal vostro amico Nalc nella casa del pane balloon. Dai ragazzi, insomma, ieri non ci siamo visto, ho fatto una livettina di 2 ore, però non ho fatto nessun post partita, ci sono state le nostre 4 italiane che hanno giocato in Conference League e in Europa League, sono passate tutte e 4, perciò ottima come cosa, perciò sono passate tutte e 4 agli ottavi di finale, dovremmo dire due cosettine su quello, ci sono stati già i sorteggi per gli ottavi di finale di Conference e di Europa League, parleremo anche di quello, c'è da fare i pronostici, insomma è un video bello sostanzioso, ci dobbiamo rifare di ieri che non abbiamo fatto video, perciò iniziamo subito senza perderci troppo in chiacchiere ragazzi, fatemi ricordare di iscrivervi al canale, mi raccomando iscrivetevi al canale, attivate la campanella se vi va e mettete un bel like al video, è molto importante, aiuta a far crescere il canale, io ve lo ripeto perché insomma tanti guardano il video e non sono iscritti, iscrivetevi, è gratuito, non costa nulla ragazzi, e soprattutto correte sotto il link in descrizione a scaricare l'app di OneFootball, non potete non avere quest'app sul vostro smartphone, è totalmente gratuita e vi tiene aggiornati sul mondo del calcio a 360 gradi, highlights di Serie A, di Serie B, tutto sul calciomercato, indiscrezioni, statistiche, pronostici, formazioni, e la potete personalizzare, veramente è completa in tutto e per tutto, non dovete fare altro che scaricarla perché è gratuita e bella è l'app di OneFootball. Allora dai ragazzi, occhiali. Prima dei pronostici volevo dire due cosettine sulle partite di ieri che non sono riuscito a vederle, poi dopo mi sono documentato, no? Ho visto gli highlights e tutto, insomma la Juventus ieri ha fatto una gran partita, il Nantes, ragazzi adesso va bene tutto, è passata, aveva fatto 1-1, il problema era stato l'1-1 dell'andata, il Nantes non può competere contro la Juventus, perciò ieri grande partita, grande prestazione di Di Maria, che comunque ragazzi è tanta roba ancora Di Maria all'età che c'ha, il primo gol è un qualcosa di fenomenale, insomma ieri è stato Di Maria contro Nantes più che Juve contro Nantes, perciò buono per la Juventus, grande prestazione anche della Roma perché insomma il Salisburgo sicuramente non è il Manchester United, però è una squadra, Milan l'ha incontrata nel girone di Champions League, arrivava dalla Champions, è una squadra, era una squadra tosta, aver perso l'andata 1-0, insomma doveva fare la prestazione in casa, l'ha fatta, ha vinto 2-0, ha meritato il passaggio del turno, perciò ottimo, ecco, forse è stata una delle poche partite giocate veramente bene dalla Roma, mi ha convinto come ha giocato e come l'ha portata a casa, perciò ottimo, ma poi del resto la Roma i giocatori ce li ha per fare bene, il problema è il gioco che a volte manca, il problema è chi li indirizza questi giocatori, io ce l'ho con gli allenatori, sia di Juventus che di Roma, che i giocatori ce li hanno tutte e due le squadre, perciò bene, sono passate, Lazio che passa anche lei pareggiando, se non sbaglio 0-0, comunque aveva fatto bene all'andata, e la Fiorentina che anche lei forte del 4-0 dell'andata, vince in rimonta in casa 3-2, perdeva 2-0, insomma un bello spauracchio perché poi sul 2-0 tutto può succedere, e alla fine la porta a casa, rimonta, vince 3-2, c'è stato quell'episodio sulla goal line technology, sinceramente a volte andarsi a complicare la vita quando non ce n'è bisogno, non riesco a capire il perché nessuno spieghi o si scusi dell'accaduto, perché insomma la goal line technology dà il gol, poi dopo il VAR chiama l'arbitro per andare a vedere, cioè, allora vuol dire che anche loro non si sono fidati della tecnologia, come possono pretendere che i tifosi si debbano assolutissimamente fidare della tecnologia quando poi sono i primi loro dal VAR a non fidarsi della tecnologia, il pallone dalle immagini è dentro di un millimetro, è dentro tutto quanto, la goal line technology dà il gol ma perché l'hai chiamato, e l'arbitro va, guarda che è dentro e è capace di annullarlo, un qualcosa di imbarazzante, nessuno dice niente, e io veramente così è proprio come complicarsi la vita, vabbè detto questo l'importante è che poi, perché poi dopo passa un po' sotto traccia perché poi la Fiorentina è passata e non è successo nulla, ma se fosse successo il contrario per un episodio del genere, insomma bisogna stare attenti, non riesco a capire a volte certe situazioni. Detto questo, i sorteggi di oggi hanno dato un buon esito, diciamo che
tra le quattro, forse la Roma è quella che ha preso qualcosina di un po' più difficile, il Real Sociedad, però insomma se la può giocare. Le nostre squadre secondo me sono superiori a quelle che hanno incontrato. Juve che pesca il Friburgo, e insomma va bene lì terzo a pochi punti, però insomma la Juventus deve battere il Friburgo e la Roma Real Sociedad, così come la Lazio, l'Alkmaar olandese e il Sivasspor, la Fiorentina, insomma sono squadre, va bene, sono magari, e soprattutto il Sivasspor, quando si va in Turchia è sempre un po' più difficile, però le nostre squadre italiane, queste quattro, sono sicuramente superiori alle squadre che hanno incontrato, perciò io sono fiducioso e penso che possano passare anche eventualmente gli ottavi di finale e andare ai quarti, perciò secondo me è stato un buon sorteggio per le italiane. Detto questo, ragazzi, detto questo, passiamo ai pronostici, perché ci sono i pronostici Serie A, domani si riprende, ragazzi, perciò occhiali subito al volo. Mettiamo via il foglio, che questo qua non c'è. Ecco, dobbiamo correggere quelli di settimana scorsa, che non sono andati benissimo, eh? Ragazzi, a differenza dell'altra che avevamo fatto quasi un play. Settimana scorsa. Settimana scorsa ho sbagliato il Napoli. Correggiamo, Sassuolo Napoli avevo detto over 2,5, è finita 0-2. Poi c'è stato un gol annullato per un millimetro di poco, però l'ho sbagliata, sai. Anche questo fa notizia, ho sbagliato il Napoli. Sampdoria-Bologna 1x, pensavo che la Sampdoria potesse avere una reazione, un qualcosa. Sinceramente, poi dopo il rigore sbagliato, insomma, il Bologna poi la va a vincere, perciò non presa neanche questa perché finisce 2-1 per il Bologna. Monza-Milan avevo detto x2, 1-0 per il Milan presa. Inter-Udinese avevo detto no gol, pensavo una partita di Cortomuso, 1-0-0, invece poi alla fine. Finita 3-1 per l'Inter, perciò non presa. Atalanta-Lecce, ero andato proprio nettamente sul sicuro, uno fisso, mentre Lecce in maniera assurda va a vincere a quel di Bergamo, meritatamente, seconda vittoria in campionato contro l'Atalanta, sia andata che ritorno, perciò non ho preso, avevo messo l'uno fisso, avevo dato molta fiducia all'Atalanta. Fiorentina-Empoli 1x, il derby finisce 1-1, presa. Salernitana-Lazio x2, finisce 2-0 per la Lazio, presa. Spezia-Juventus avevo messo x2, 2-0 per la Juventus, presa. Roma-Verona 1x, 1-0 per la Roma, presa. E Torino-Cremonese 1 fisso, anche lì era andato sul sicuro, la Cremonese è riuscita a pareggiare col Torino, perciò non presa. Insomma, 5 prese, 5 no, 50%, non riusciamo a fare su Tanplayer, ragazzi, è veramente difficile fare Tanplayer. Veramente molto difficile. Passiamo alla giornata di domani, dai ragazzi. Giornata di domani. Domani si inizia subito con Empoli-Napoli. E io dico, ragazzi, al di là dell'impegno infrasettimanale di Champions League fatto alla stragrande, io dico che il Napoli domani vince. Metto due fisso con over 2,5. E secondo me ci saranno un bel po' di gol da vedere. Io vado sul 2 over 2,5, se si può giocare, la butto lì, perciò se si può giocare 2 over 2,5. Secondo me il Napoli farà una grande prestazione. Poi ho visto sinceramente Kvaratskhelia e Osimhen che in questo momento sono incontenibili, e insomma, ma soprattutto anche se dovessero far rifiatare magari o fare un mezzo turnover, insomma, io vedo Simeone che scalpita anche in Champions, è entrato, ha fatto gol, poi è stato annullato, però insomma è presente, perciò tanta roba. Dico 2 over 2,5. Lecce-Sassuolo secondo me è una partita da gol. Per me ambo le squadre segnano, sarà una bella partita, non so, non riesco a dare un favorito sull'altro, però secondo me se le danno di santa ragione ne esce una gran bella partita. Sicuro finirà 0-0. No, dai, diciamo gol, dai. Bologna-Inter, Bologna-Inter, ragazzi, io vi sorprenderò, ma io dico 1x. Io credo un po' a queste cose qua, no? L'Inter che vuole vendicare lo scudetto che secondo loro è stato perso l'anno scorso a Bologna in quella famosa partita. Per me, poi ragazzi, il Bologna gioca veramente bene. È in una situazione di classifica tranquilla, è sciolto, è spensierato. Per me può fare la prestazione. Io dico 1x, ragazzi, io dico 1x. Per me l'Inter non vince. Arriva dalla serata in Champions, magari un pochettino di fatiche, un po' di turnover. Io dico 1x. Per me col Bologna non è semplice, non è semplice. Poi la partita delle 12:30 della domenica sono quelle partite un po' così. Boh, la vedo 1x. Salernitana Monza.
Salernitana Monza, io dico X2, ragazzi, per me il Monza farà una gran bella prestazione. Ha perso settimana scorsa in casa contro il Milan, però aveva giocato molto bene e riprenderà sicuramente il suo trend. Non so, magari può anche pareggiarla, dico X2, però non penso che la Salernitana. Il Monza gioca veramente bene ed è molto ordinato, è molto preparato, prepara bene le partite. Insomma, a me piace come, secondo me, il Monza farà una gran bella prestazione. Io dico X2. Udinese Spezia, ragazzi, è la fissa di questa settimana. Io dico uno fisso. Io non posso immaginare che ancora l'Udinese non riesca a vincere una partita. Cioè, veramente, quello che ci ha fatto vedere i giocatori li ha adesso, al di là di Deulofeu che è infortunato, però insomma, giocatore l'Udinese ce l'ha. E secondo me, oggi, domenica la vince. Perciò dico Udinese Spezia uno fisso. Arriviamo a Milan-Atalanta. Milan-Atalanta, ragazzi, dico uno X. Per me l'Atalanta non riesce a venire a fare risultato. Il Milan si è messo a posto a livello difensivo. Qualcuno rientrerà anche domenica contro l'Atalanta, secondo me. Poi magari non la riesce a vincere facilmente perché l'Atalanta è un osso duro, però non penso che perda ancora il Milan. Domenica possa perdere la partita, perciò dico 1x. Sono fiducioso che il Milan la può fare e che al massimo ne esce un pareggio, che è uno scontro comunque Champions. Io dico 1x, non penso che il Milan perda in casa. Arriviamo a Verona-Fiorentina. Verona-Fiorentina dico 1x. Fiorentina arriva comunque dalla partita. È vero che era tranquilla, no? Del 4-0 dell'andata, però poi dopo si è rivelata una partita tutt'altro che tranquilla. Ha fatto poco turnover perché tanti hanno giocato, Nico Gonzalez piuttosto che Cabral, il capitano, insomma, Bonaventura. Perciò non è che ha fatto poi così tanto turnover. Giovedì è giocato, secondo me qualche fatica si fa vedere. Il Verona è affamato di punti perché aveva iniziato bene, perché c'ha la salvezza lì a portata di mano e perché ha perso punti settimana scorsa e si deve rifare. Perciò io vedo un Verona bello sul pezzo. Dico 1x, poi magari la Fiorentina riesce a pareggiare, ma non penso che la Fiorentina riesca ad andare a vincere a Verona. Oggi giocare contro il Verona è difficile, soprattutto in casa del Verona. Perciò dico 1x. Lazio-Sampdoria dico 1x. Oramai, anche se ci sono le fatiche, può esserci qualche fatica della giornata di ieri per la Lazio, ma la Sampdoria veramente è imbarazzante. Dico 1x e non metto la fissa, magari la fatica, la cosa, la reazione della Sampdoria, qualcosa, magari. Insomma, sono squadre che oramai non hanno più nulla da giocarsi, è difficile per loro poter pensare a una salvezza, perciò magari può fare la prestazione, però la vedo male. Io dico 1x, mi copro con un pareggio, ma non penso che possa succedere, appunto, l'imponderabile. Arriviamo a Cremonese-Roma, idem. Anzi, no, Cremonese-Roma, vi dirò di più. Io penso che poi la fatica di giovedì può fare qualcosa sulle spalle della Roma. E poi penso che la Cremonese, che ancora non ha vinto in questo campionato, prima o poi è lì. Io non posso pensare che la Cremonese finisca questo campionato senza vincere una partita. Magari ne vince solo una, però capace che te la fa quando meno te l'aspetti. E io penso che, insomma, contro la Roma non dico uno fisso, ragazzi, perché io dico 1-2. Ecco, per me non ci esce il pareggio. La Roma o la stravince, perché è giusto che sia così, perché è nettamente superiore, o secondo me succede qualcosa capace che poi te la porta a casa la Cremonese. Boh, voglio fare questa giocata un po' alla Zidane, no? Un po' inaspettata. Dico 1-2. E vediamo come andrà a finire. Poi ci sarà il derby, l'ultima a chiudere la 24esima giornata di campionato sarà Juventus-Torino. E anche qua vi sorprenderò, ragazzi, ma vi dico: il Torino mi sa che non ha mai vinto contro la Juventus allo stadium, no? Perché da quando c'è il nuovo stadio, forse il Torino non ha mai vinto a Torino, in casa della Juventus. È tanto che non vince un derby. Io dico X2, ragazzi, non dico X2 perché Torino è una squadra tosta. Dico X2, poi Juric le sa preparare bene, ha avuto tempo per prepararsi, arriva già dal pareggio con la Cremonese. Boh, non lo so, non lo so. Io dico X2, mi aspetto
una grande partita. È derby, ragazzi. Derby si sa che possono finire, è vero che poi la Juve è nettamente superiore, negli ultimi anni li ha vinti tutti, qua, se non quasi. Però io penso che il Torino possa fare possa fare il colpaccio a Torino in casa della Juve, ecco. Perciò dico X2. Ecco, questi sono i miei pronostici della 24ª giornata. Speriamo di fare qualcosa di meglio di quella di settimana scorsa. Mi raccomando, fatemi sapere i vostri sempre nei commenti. Se vi va, scrivete i vostri pronostici. Un bel like al video, un abbraccione di cuore. Vi auguro un buon proseguimento di giornata, un buon weekend a partire da domani. Mi raccomando, se c'è qualche news, ci sentiamo più tardi. E come dico sempre io, ciao ciao!